Io vorrei dire in realtà poche cose, anche perché mi è stato consigliato, insomma, di dire poco, visto che io sono l'autore del libro, e dunque tra gli autori del libro, e dunque è ovvio che in qualche maniera sono, per così dire, il giudizio è condizionato dal fatto, insomma, che ho lavorato su questo libro e ho scritto. Ha ragione il professore Monreale quando dice che per fare questo libro non ci vogliono 5 anni, e infatti è proprio così, perché questo libro nasce da molto lontano. Nasce cioè quando, negli anni 70, il professore Gaetano Brancato e il dottore Vito Scalmacca hanno cominciato le ricerche. Sia il dottore Scalmacca sia il professore Brancato hanno veramente, con quella passione a cui faceva riferimento il professore Monreale, veramente visto un numero incredibile di documenti, ricercando l'archivio di Stato, ricercando anche l'archivio di Salute in Termini e all'archivio diocesano. Una ricerca ancora più difficile rispetto a quella che io ho fatto, perché allora non era disponibile l'archivio privato dei Principi Camporreale, che è risultato poi essere una vera e propria miniera di notizie e di informazioni per la milizia e non solo. E quindi io ho scritto anche in premessa, ricordo quando furtivamente li ascoltavo nei loro dialoghi, sempre appassionati e avvolti dagli odori aromatici della Bibbia del dottore Scalmacca, che, diciamo, è una delle cose che mi è rimasta particolarmente impressa, ma questo attiene, per così dire, ai ricordi. E quindi un lavoro veramente durato anni. A me probabilmente è toccato il compito più semplice, cioè quello di raccogliere questi dati, di integrare le ricerche archivistiche e bibliografiche, di fare parlare i dati tra di loro e quindi di chiudere una lunga ricerca storica. Questo è il lavoro che io ho fatto, mettendo anche da parte altre ricerche che stavo facendo in archivio, perché proprio in qualche maniera sentivo in qualche maniera l'obbligo quasi morale di chiudere questa ricerca. Nel testo ci sono alcuni elementi di novità, perché il testo rivede un po' quello che era stato pubblicato recentemente in nome del Lavoro e Fede, e aggiunge dunque altri elementi. Alcuni riguardano importanti, riguardano la storia del santuario, e per questo devo anche ringraziare il professore Palazzolo per avermi dato alcune indicazioni archivistiche preziose, e sfatano anche alcuni luoghi comuni, insomma, per chi abita ad Altavilla, e cioè nulla a che vedere il quadro, erano i reperti di cui parlava il professore Monreale, a cui siamo legati, niente a che vedere con la leggenda dei pirati, ma soprattutto il dato importante è che il quadro non era di proprietà dei Beccadelli di Bologna, come fino ad ora si pensava, ma è un'opera che appartiene ad un'altra famiglia che aveva, per così dire, tenuto il territorio della Milicia prima dei Beccadelli. Era un'opera di proprietà dei Galletti, una famiglia di origine pisana, e questo conferma questo dato. Io poi lo ritrovo anche successivamente al 1589, lo trovo certamente nel 1602. Questo dato conferma l'analisi che allora fece il professore Mazzarino, che abbiamo l'onore di avere in sala, e cioè che il quadro è un'opera di fattura giottesca, quindi collocabile tra la fine del 300 e il 400. Poi dentro ci sono tanti elementi, è ovvio che io rimando ad una lettura del testo, perché sarebbe anche, voglio dire, complicato anche tentare di fare un quadro di sintesi rispetto alla ricostruzione di questo territorio, perché, come dice il professore Palazzolo, certo, il periodo indagato è veramente
molto lungo. Però mi piace sottolineare che questo paese, che sembrerebbe avere per così dire una storia anonima, è invece in realtà un passato intrigante, anche perché mi piace ricordare che uno dei marchesi di Altavilla, Giuseppe II, divenne primo ministro del re Ferdinando IV, e questo naturalmente ebbe un'influenza importante anche sul piccolo marchesato, perché qui arrivarono degli architetti anche di una certa importanza, come per esempio Carlo Genchi, a cui dobbiamo il palazzo baronale, nonché la facciata del nostro santuario fatta in stile tardo barocco. Abbiamo avuto alcune opere che sono state realizzate dentro il palazzo da Benedetto Cotardi, che è un pittore che per così dire aveva un certo mercato, oggi ne diremmo, perché lavorò con i più importanti artisti del tempo, Velázquez compreso per essere chiari, e perché in quel periodo nasce il cosiddetto paese contadino, perché per tanto tempo dopo la fondazione, che pure è interessante, come sottolineava il professore Morreale, questo paese stentò a crescere. Rimase per tanto tempo un borgo rurale con una popolazione che stentava a superare i 500 abitanti. Poi invece alla fine del Settecento e ai primi anni dell'Ottocento sono anni decisivi. Non arriverà mai il paese o la città, questo è vero, ma è pur vero che il paese era stretto dalle nuove fondazioni tra Via, Ventimiglia e poi dalla vitalità delle contrade vicine, Laccia, il Ciantro, ma soprattutto naturalmente Bagheria, che ha avuto una storia diversa, come ha ampiamente documentato nei suoi lavori il professore Morreale. Poi, dopo la fine del feudalesimo, è vero quello che dice il professore Costa, cioè c'è lo scontro per il potere locale, e lo scontro qui ha una specificità e bisogna dirla. E cioè è lo scontro non soltanto per le posizioni chiave da occupare nell'amministrazione, ma per gestire le offerte che vengono date al santuario della Madonna della Mincia, che nel frattempo era diventato famoso. E qui io già l'ho rilevato questo in un mio precedente intervento proprio in questa sala, veramente sono accadute delle cose veramente strana, al punto da profanare il quadro per favorire arricchimenti, ma questa è una storia molto lunga, per questo rimando naturalmente alla lettura. Io vorrei ringraziare alcune persone perché mi corre l'obbligo farlo. Intanto Don Liborio Scordato, perché ha accettato positivamente l'idea di presentare il libro in questa sede, che è per così dire una sede importante per Altavilla, è la sede del santuario, una sala attiva al santuario. Un ringraziamento ai relatori, al professore Palazzolo, perché peraltro è stato un punto di riferimento, al professore Morreale, che è bene dirlo, è uno dei più grandi conoscitori della storia della canna da zucchero che esiste in Italia, probabilmente anche in Europa, è un grande conoscitore della storia del territorio. E il professore Costa, che ha accolto fin da subito l'idea di essere qui insieme a me a presentare questo libro, quindi veramente mi sento di dirgli un grazie sentito, e naturalmente a Pino Grasso. Grazie naturalmente anche all'ex amministrazione che ha voluto sostenere questa iniziativa, ma grazie soprattutto al pubblico, perché un libro ha anche dei destinatari. Il destinatario è certamente la comunità di Altavilla e non solo, naturalmente gli studiosi. Vi ringrazio.